Un video creativo utilizzando una cosa che è un po' di tempo che ci penso. Voglio farmi le unghie utilizzando lo smalto normale ma arricchendolo con i pigmenti della Pupsi. Ebbene sì, ho conservato un pochettino dei pigmenti usciti dalle nostre Sparkly Critters e voglio utilizzarli sulle mie unghie. Infatti oggi stranamente le vedete senza smalto perché appunto devo fare questo esperimento. Allora, verso qui un pochino di Unicorn Shimmer, che sono i brillantini, e un pochino di Unicorn Magic, che è il nostro pigmentino. E adesso andiamo a fare proprio l'esperimento e vediamo cosa succederà alle mie unghie, soprattutto se viene, ma secondo me viene. Vado a passare un pochino di smalto trasparente, eccolo qua, e aspetto qualche secondo che si asciughi leggermente, non deve essere troppo bagnato, deve prendere un qualche secondo d'aria. A questo punto posso andare a mettere i pigmenti, li attaccherò semplicemente, guardate, così, col dito, perché tanto poi vanno spennellati via. Guardate già come cambia colore, è partito che è bianco e sta diventando rosa e super metallizzato. No, ma è bellissimo. Più lo tocco, più diventa rosa, guardate. Ok, avete visto? Se lo smalto viene asciugato qualche secondo, è possibile poi toccarlo senza pasticciare troppo. Guardate che meraviglia. Guardate come tocco, prende colore. Spettacolo, facciamolo anche alle altre unghie. Ok, ora che la prima parte è stata passata, quindi ho passato il trasparente e ho passato anche il pigmento, adesso vado a rimettere un'altra mano di trasparente e applicheremo un po' di glitter. Per chiudere il lavoro, cioè per bloccare il glitter, per evitare che cada, ho passato anche una mano finale di questo, che è uno smaltino glitterato molto molto leggero, quindi è un trasparente con dei piccoli glitter, vedete, è una finitura completamente trasparente, però è di quelli a effetto gel, quindi mi serve per lisciare ulteriormente il lavoro, quindi non sentirò alla fine neanche il gratta gratta del glitter, l'unghia risulterà perfettamente liscia. Adesso aspetto che si asciughi e poi devo togliere il pigmento che ho intorno alle unghie. Ok, siete pronti a vedere il mio smalto? Vado. Eccolo qui. Sono super soddisfatta, devo dire, mi piace tantissimo come sia venuto ed è stato molto molto semplice. Avete visto, ho utilizzato semplicemente due smaltini trasparenti. Ho cominciato con questo, poi ho finito con quest'altro perché questo qui è quasi finito e non pescavo bene. Quindi uno smaltino trasparente
da un euro, di quelli senza marca, e ho finito con uno smaltino trasparente appena glitterato, giusto per dare proprio il coat finale, e questo è uno smaltino di OVS, quindi non mi ricordo se è 1,99 euro di smalto, e ho usato appunto i pigmenti, lo sparkle, quindi i glitter e il pigmento, scusate ho sbagliato, questo ho utilizzato il glitter della Pupsi e il pigmento perlato di Pupsi, quindi se ve ne avanza un pochettino potete tranquillamente utilizzarlo per il trucco oppure per appunto abbellire le vostre unghie. Il pigmento darà la parte da sfumatura di colore, la fiammata, e invece il glitter andrà a dare l'effetto tutto sbrilluccicoso, e sarete anche abbinati al vostro cucciolino. Che ne dite? Spero di avervi dato un'idea da fare con bene e con poco, praticamente, perché non dovete prendere altro, uno smaltino trasparente generalmente in casa c'è quasi sempre. Spero di avervi dato appunto un'idea carina per avere un look facile, carino e soprattutto super glitteroso. Ragazzi, continuate a seguirmi per contenuti come questi, iscrivetevi ai miei canali, vi metto qua i bollini e qua vi metto, sopra la mia piccolina, un po' di contenuti da vedere dopo. Grazie per essere stati con me, un bacio a tutti quanti, ciao!